Ben ritrovati avventurieri, eccoci qua di nuovo insieme. Come va? Come state? Spero tutto bene. Io sono Millo, questo ormai lo sapete, benvenuti qui su Millo Cloud Gaming. Dunque, torniamo a parlare un pochino di Boosteroid, nel senso che sono arrivati finalmente nuovi giochi. Quindi vediamo un po' di cosa si tratta, tra un po' li vedremo. E purtroppo, come ben sapete, ci sono stati dei ritardi sul 4K, sull'apertura dei server 4K. Ho fatto già un video al riguardo, però sappiamo che ci saranno, quindi speriamo che queste magagne tecniche vengano risolte il prima possibile, così finalmente possiamo iniziare a sfruttare questi server. Non vediamo l'ora, forza Boosteroid, facciamo il tifo. Però niente, vediamo un po' i giochi di oggi. Sono arrivati mercoledì, quindi sono già disponibili, ragazzi, su Boosteroid. Non è che arriveranno, quindi già ci sono. Purtroppo a me l'email mi è arrivata ieri sera tardi, quindi ahimè, non ho potuto fare nulla, quindi ve lo devo fare per forza oggi. Abbiate pazienza, ma tanto l'importante è che se ne parla. Allora, se ne parli. Eccoci qua. Dunque, me li sono messi per benino, già qui l'email di Victor, che è il mio supervisore, quindi ci siamo. Allora, partiamo con il primo gioco, Millennia. Vediamo questo elenco, facciamo la lista. Millennia è un gioco 4X, per intenderci quelli alla Civilization, no? E dove bisogna gestire le varie civiltà, eccetera, eccetera. Di solito si progredisce nel tempo, con la tecnologia, vengono fatte scoperte. Vedete, si parte proprio dall'età tipo della pietra, anche prima, e poi ci si evolve e si va avanti, eccetera eccetera. Quindi sono quel tipo di gioco che a me non dispiacciono, vi dico la verità. Io su Civilization mi ci sono massacrato i primi, gli ultimi mi sono fermato al quarto, assolutamente, e non sono andato oltre. E però sono bellissimi giochi, il mio preferito resta comunque, vabbè, il primo, il due. Io lì mi sono proprio massacrato, anche sul tre, cioè sono gioconi assolutamente da recuperare se non l'avete fatto e siete un po' nostalgici. Comunque, Millennia è il primo gioco che si unisce, che è già presente, appunto, quindi già disponibile, ve lo ricordo, su Boosteroid. Quindi se volete, se l'avete comprato, adesso, e magari il vostro computer zoppica un pochino, adesso potete tranquillamente godervelo in santa pace, e soprattutto ovunque voi siate, grazie a Boosteroid. Dunque, oh no, andiamo avanti. Palia, oh, è arrivato Palia, finalmente è stato rilasciato. Il gioco era in accesso anticipato, è free to play. Se vi piace questo genere di giochi, dovete assolutamente scaricarvelo. Se no, un mio caro amico che ci giocava ne ha parlato bene. Io, non è il mio genere, non è proprio nelle mie corde, però voglio dire, questi giochi fattoria, li chiamo così, no, se vi piacciono, voglio dire, bisogna craftare, fare, dire, costruire, eccetera, eccetera, gaterare risorse, insomma, no, voglio dire, bisogna esplorare, soprattutto questa potrebbe essere una parte interessante, però ci sono anche delle parti un po' action. Insomma, vabbè, Palia è arrivato su Steam, credo, non so se anche su Epic, comunque voglio dire, è free to play, quindi se avete l'abbonamento a Boosteroid non dovete fare altro che cliccare su gioca, non dovete neanche comprarvi il gioco, quindi a sto prezzo ce lo possiamo provare tranquillamente, no? Potrei provarlo anche io, allora. Perché no? Ci farò un pensierino. Dunque, andiamo avanti. Quindi, Evil Genius 2, vabbè, questi sono titoli che si conoscono. Parliamo di strategia, costruzioni di basi, eccetera, eccetera. Protagonista malvagio, siamo noi malvagi, insomma. Niente, è stato sempre un titolo che ha avuto grande successo, già qualche anno sul groppone, vabbè, nel 2021, quindi però, sempre ottime recensioni, come potete vedere, nel senso che all'inizio era nella media, come potete vedere qui su Steam, però poi per lo più positiva le cose recenti, quindi sicuramente hanno tirato fuori qualcosina che poi il pubblico ha gradito, e quindi be the bad guy, ragazzi. Evil Genius 2, ora anche su Boosteroid, andiamo avanti.
scusate, io Darkest Dungeon. È già un bel gioco vecchiotto questo, nel 2018, 2016, scusate. Che vi devo dire? Giocatelo, punto. Ora c'è anche il 2, ma non è ai livelli del primo, ragazzi, almeno per i miei gusti personali. Questo lo dovete assolutamente giocare e recuperare. Adesso anche su Boosteroid è veramente assurdo, tirerà fuori però, raga, tanto di quello stress e frustrazione, ve lo dico subito, difficile, ma bello. Bello, bello, potete giocarvi la campagna, c'è poco da dire, dovete assolutamente giocarlo se non l'avete fatto. Credo costi pochi spiccioli ora, sono anche DLC, ci sono le mod, c'è veramente di tutto. Certo, su Boosteroid non credo si possano usare le mod, però... già senza, cioè pure senza mod, raga, recuperate questo titolo, se avete l'occasione fatelo. Quindi ora anche su Boosteroid ve lo potete giocare ovunque, anche sul telefonino quando uscite. Titolone, assolutamente compratelo se non l'avete ancora fatto, Darkest Dungeon. Quindi ora su Boosteroid, gran titolo, assolutamente. Tra questi che sono usciti, questo è sicuramente quello che io consiglio, la mia, diciamo, best choice. Pixel Gun 3D PC Edition, non mi chiedete cosa sia questa cosa, raga, non ne ho la più pallida idea, abbiate pazienza, non so che cosa bisogna fare. PvP, pixel art, multigiocatore, spara tutto, sono i giochi voxel, non lo so, bisogna forse craftare queste... dei pistole e poi non so cosa sia. No, queste sono le macchine. Veramente non so di cosa si tratti, però sicuramente ci sarà qualcuno che ci gioca, quindi ora potete tranquillamente giocarlo anche su Boosteroid. Scusatemi, raga, a volte non posso conoscere tutto questa roba qua, non so. Poi è uscito ora, il 2 aprile 2024, la PC Edition, quindi non sappiamo se già c'era prima, forse per cellulare o che sia, non ne ho più per idea. Comunque, nella media. Andiamo avanti. Abbiamo l'ultimo gioco che si è unito al catalogo di Boosteroid, ha già la lista dei tantissimi giochi presenti su Boosteroid ormai, credo che ora anche col Game Pass sono aumentati tantissimo, questo è anche presente sul Game Pass se non ricordo male, è estremamente positiva, ragazzi, i giochi Amnesia sono fantastici. Se non siete proprio deboli di stomaco, che sia, se non vi spaventate facilmente, signori, dovete giocare Amnesia. Tanta roba, giocare Sod Bunker, vi cagherete sotto. Sicuramente questo io non l'ho ancora giocato, però ho giocato gli altri Amnesia, quindi questo qui sicuramente lo giocherò, lo porterò sul canale. Ci sono dei titoli molto 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 interessanti. Questo è uscito il 6 giugno 2023. Lo scorso delle valutazioni recenti parla da solo, su Steam estremamente positiva, quindi significa che è un giocone, costa veramente poco, cioè 13 euro, quindi se ve lo volete godere su Boosteroid adesso potete farlo. Quindi ragazzi, questa è la lista dei giochi che sono già disponibili, ve lo ricordo, su Boosteroid. Quindi abbiamo Millennia, Palia, Evil Genius 2, Darkest Dungeon, Pixel Gun 3D PC Edition, Amnesia, The Bunker, no, insomma. Poi, però, oltre a questi, raga, è possibile ora provare anche altre 6 demo. Cioè, nel senso, sono delle demo che non bisogna comprare, quindi basta avere l'abbonamento a Boosteroid, che sono anche ancora interessanti, perché c'è, per esempio, c'è la demo di Detroit Became Human, la versione PC, quello è un titolo che voglio recuperare, io non l'ho mai giocato, ho visto un sacco di gameplay, quindi so di cosa sto parlando, quindi fatelo assolutamente, provate la demo a sto prezzo, se avete dubbi e se lo volete comprare, tanto penso che anche questo ora si trovi veramente a pochi spiccioli. Heavy Rain, la demo, Beyond Two Souls demo, sempre parliamo di demo chiaramente, c'è la demo di Resident Evil 4, la demo di Street Fighter 6 e la demo alla fine di Football Manager 2024, insomma se volete farvi queste demo, se volete provare questi giochi, volete farlo, che poi non ho capito, ma Football Manager 2024 non è free to play? No, tutti sono proprio ignoranti di giochi di calcio, non ne ho mai idea. Comunque, ragazzi, insomma, forza Boosteroid, facciamo il tifo per te. E vi prego, dateci sti server 4K, spero che riusciate a risolvere tutto nel prima possibile. Dunque, detto questo,
Detto questo, noi ci fermiamo qui per questo video. Chiaramente vi invito a guardare anche gli altri video. Stiamo giocando a Alone in the Dark e le live che con Steroid stiamo giocando invece Days Gone e Horizon Zero Dawn e anche ora The Callisto Protocol, quindi vi aspetto. E chiaramente vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, mi raccomando, e accendete la campanellina per restare sempre notificati, ok? Questo è quanto. Poi, se siete interessati a Boosteroid, trovate il mio link affiliazione in descrizione e nella sezione informazioni del canale. Mi raccomando però, prima di abbonarvi fate sempre il check della connessione. Quando andate sul sito, tramite il mio link, in alto a destra c'è l'iconcina del contachilometri, fate la connessione, fate il test connessione, e se tutto va come va, cioè voglio dire, se tutto va bene, potete poi tranquillamente abbonarvi e iniziare a giocare. Grazie ragazzi, grazie, grazie mille, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!